Bentornati in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi vi dirò quali sono, a mio avviso, gli 11 giocatori più forti della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Prima di iniziare, volevo chiedere scusa per questa lunga assenza da YouTube. Detto questo, partiamo. Il modulo è un 4-2-3-1. Affido la porta all'estremo difensore del Siviglia, Yassine Bounou. Il portiere marocchino per molti è stato una rivelazione dell'ultimo mondiale in Qatar, grazie alla straordinaria prestazione del Marocco. Ma non per me, che già lo conoscevo da diversi anni, appunto, da quando è arrivato al Siviglia. Yassine è un pararigori e un portiere molto esperto. Infatti, ha già vinto questa Coppa nella stagione 2019-20 con lo stesso Siviglia. Ed è per questo che decido di affidare la porta a Bounou. E non a Rui Patricio. A destra ha dato Leonardo Spinazzola, poiché a sinistra ho messo un altro grandissimo terzino di spinta. Anche Spinazzola ha molta esperienza. Basti pensare che è stato uno dei protagonisti dell'Italia che ha vinto l'Europeo nel 2021, finché non si è infortunato. E senza dimenticarsi che poi lui è stato anche artefice di quella Roma che appunto lo scorso anno ha vinto la Conference League a Tirana. Inoltre, Leonardo è il giocatore ideale per la mia idea di gioco, nella quale i terzini devono sovrapporsi alle ali offensive in modo tale che sia sempre un 2 contro 1 sulla fascia, o a destra o a sinistra. Il fatto di avere quindi un 2 contro 1 su una delle due fasce è anche una chiave di questo calcio moderno, nel quale appunto si dà molta importanza alle sovrapposizioni appunto dei terzini, che appunto considerati come appunto delle ali aggiunte. Il primo difensore centrale è Gianluca Mancini. Il difensore italiano è un guerriero che lotta su ogni pallone. Infatti, come appunto vedete dalle statistiche, ha recuperato ben 66 palloni, quindi una media di 5,8 a partita. Inoltre ha vinto 13 contrasti, per intenderci una partita, e oltre al suo spirito guerriero, l'ho scelto anche per come imposta il gioco e la sua precisione nei passaggi, pari all'80,08%. L'unica pecca del centrale giallorosso è che prende troppe ammunizioni. Il quarto centrale di difesa è l'inglese e compagno di reparto di Mancini, ossia Chris Smalling. Il difensore inglese dà garanzia ed esperienza europea a un reparto che ne ha bisogno. Inoltre, Smalling, come Mancini, è fondamentale per l'impostazione del gioco. Per questo, assieme danno una certa garanzia rispetto ai giovani centrali della squadra andalusa, come ad esempio Badé, che è molto forte ma è ancora acerbo, perché appunto non ha tutta quell'esperienza che si deve avere per vincere una competizione come la UEFA Europa League. A completare il reparto difensivo c'è Marcos Acuña. Acuña non sarà del match di stasera a causa della doppia ammonizione nella semifinale di ritorno contro la Juventus. Tuttavia ho deciso di inserirlo, spostando appunto Spinazzola a destra, come ho detto in precedenza, poiché i motivi per la scelta di Acuña sono due. Il primo, che è la grande esperienza che ha, basti pensare che il terzino argentino si è laureato campione del mondo con l'Argentina a novembre, diventando fondamentale per la sua nazionale. Inoltre Acuña ha vinto anche la Coppa America, sempre con l'Argentina, e ha vinto anche parecchie coppe nazionali in Portogallo ai tempi dello Sporting Lisbona. E sia con lo Sporting che con Siviglia ha collezionato parecchie presenze sia in UEFA Champions League che in UEFA Europa League. Il secondo motivo è legato al rettangolo verde, ossia il fatto che ha un buon piede, ottimale per impostare il gioco e crossare oltre al tempo di inserimento. E questo, il fatto di avere sia Acuña che Spinazzola, permette di avere su entrambe le fasce quello che dicevo in precedenza, ovvero di una sovrapposizione dei terzini, diventando appunto
attaccanti aggiunti. Poi, ovvio, se sale Spinazzola, Acuña rimane dietro perché c'è bisogno di comunque un equilibrio, e viceversa, se sale appunto Acuña, Spinazzola rimane indietro perché bisogna comunque avere un certo equilibrio. Il primo dei due mediani è uno dei migliori giocatori della Roma di questa stagione, a mio avviso, ossia Nemanja Matić. Matic è stato appunto, come detto, in presenza fondamentale per la Roma, non tanto dal punto di vista realizzativo, ma per l'ottimale fase difensiva, contraddistinta dal recupero della sfera avvenuta per 85 volte, come vedete appunto nella statistica alla mia destra, e quindi una media di 7,08 palloni recuperati a partita. E inoltre Matic si è dimostrato ottimale anche nella fase di impostazione, tant'è che ha una percentuale di precisione dei passaggi pari all'88,34%. Di Matic ho deciso di mettere un altro mediano di esperienza, perché a mio avviso per vincere queste coppe, come ho detto in precedenza, c'è bisogno di tanta esperienza, oltre che della qualità. E infatti il compagno di reparto di Matic è Ivan Rakitic. Rakitic. In realtà è una scelta quasi scontata perché, oltre a dare equilibrio a questa squadra, aggiunge altra esperienza europea. Infatti, se andiamo a vedere il palmarès di Ivan Rakitic, ai tempi del Barça ha vinto 4 campionati spagnoli, 2 Supercoppe di Spagna, una Supercoppa europea, una Champions League nel 2014-2015 in finale contro la Juve, un Mondiale per club, e nella stagione 2013-2014 ha vinto un'Europa League con lo stesso Siviglia. E quindi abbiamo così una squadra che ha equilibrio ed esperienza, fondamentale anche a mio avviso per come bisogna strutturare una squadra se vuoi vincere una competizione come l'Europa League, perché si è visto come è la differenza di livello tra la Conference League e l'Europa League. Il primo dei tre attaccanti alle spalle appunto della nostra punta, del nostro 4-2-3-1, perché noi partiamo da destra, è Lorenzo Pellegrini. La scelta di Pellegrini non è scontata perché oltre a Pellegrini c'era Brian Gill, fenomeno 2001 che a me fa veramente tanto impazzire, ma è ancora troppo giovane per entrare in questa top. Lets, Lamela, Rafa Mir, Ocampos e tanti altri. Pellegrini ha dato il suo apporto alla cavalcata della Roma con 4 gol e 4 assist. Inoltre è un giocatore carismatico, tant'è che indossa la fascia da capitano in una piazza molto calda come Roma. E non bisogna dimenticarsi che prima di Lorenzo Pellegrini i capitani della Roma erano Daniele De Rossi e la leggenda che ha fatto la storia della Roma, Francesco Totti. Quindi il peso anche di una fascia come quella della Roma dimostra anche il carisma che ha uno come Pellegrini, che molto spesso viene criticato, ma quando appunto magari sbaglia un rigore o quando appunto non dà il suo apporto, perché essendo il capitano deve essere quello che dà il 100%. Ma a mio avviso Pellegrini è uno dei giocatori più forti da Roma, ma anche tutti, perché lo puoi mettere a centrocampo, lo puoi mettere appunto come in questo caso come esterno di attacco dietro in un 4-2-3-1. E inoltre, non dimentichiamoci che comunque Pellegrini è anche un campione d'Europa, ha vinto l'Europeo con l'Italia. E alla fine, cioè, Pellegrini l'ha spunta perché dall'altro lato c'erano giocatori che magari avevano anche più esperienza di lui, perché la mia ha più esperienza di lui, ma Pellegrini ha più carisma, e qui in questa squadra, oltre all'esperienza, servono anche trascinatori e giocatori carismatici. Dopo Pellegrini, c'è come trequartista, in realtà non c'è. Non ho tentennato sulla scelta del trequartista alle spalle della punta, perché appunto il trequartista è una scelta obbligata, ossia la Hoya, Paulo Dybala. Beh, il colpo che ha infiammato a Roma la scorsa estate, e poi su Dybala in realtà c'è poco da dire, perché a mio avviso è un 10 puro, perché ha le caratteristiche del fantasista, l'estro, il talento, ma è rimasto umile, perché tranquillamente lui poteva dire a Roma: vengo, mi prendo la 10, ma ha detto no, non me la prendo la 10 perché è di Francesco Totti, e quindi ha rinunciato alla 10, quando in realtà all'interno della rosa della Roma Dybala è il top player indiscusso.
E questo no, su questo non, ci, non, cioè non si può discutere sul fatto che Dybala è la stella della Roma. E quindi Dybala, cioè, se Dybala qui, in questa top 11 ci sta perché è Dybala. Perché non mettere Dybala è come dire che, è come dire che tu parli della Champions League del Manchester City. E non metti nell'11 titolare del Manchester City De Bruyne, che è il trequartista più forte, non solo del Manchester City, ma anche al mondo, uno dei più L'altra forti. fascia è affidata al Faraone El Shaarawy. El Shaarawy è stato un altro giocatore fondamentale per questa Roma. Basti pensare che ha la percentuale più alta di precisione dei passaggi tra tutti gli attaccanti selezionati in questa top 11. Infatti, la sua percentuale di passaggi, di precisione nei passaggi è pari all'84,1%. Perché alla fine, anche per El Shaarawy, le alternative al Faraone erano le stesse di Pellegrini, quindi Brian Gill, Lamela. Rafa Mir, che sì, sono buoni giocatori, però lì ci vedo proprio bene El Shaarawy, soprattutto anche per la mia idea di gioco, ed è perfetto, soprattutto quando ci sta la sovrapposizione dei terzini, perché alla fine è vero, magari non è un fenomeno come Dybala, ma il suo lo fa sempre. Poi alla fine, cioè, tra mettere Lamela e mettere El Shaarawy, preferisco mettere El Shaarawy, non perché Stefano El Shaarawy è un signor giocatore, è un buon giocatore. Infine, a completare l'11 migliore di questa stagione di Europa League, c'è l'attaccante marocchino del Siviglia, En-Nesyri. Il motivo è semplice, perché a mio avviso l'attaccante deve segnare. Ed Nesiri lo fa come sia in Liga che appunto in Europa League. Infatti ha segnato più gol di Abraham, che ne ha segnati, mi sa, uno o due, e Belotti ne ha segnati tre. Inoltre Nesiri è in questa top perché è un trascinatore, e visto che e mi serve un trascinatore lì davanti. E inoltre, se il Marocco è arrivato quarto al mondiale, è anche merito suo, grazie ai suoi gol, a come gioca in attacco, e grazie alle parate di Yassine Bounou. E detto questo, ci vediamo in un prossimo contenuto.